A pranzo con il sindaco, è stato questo il titolo dell'evento organizzato da Giuseppe Sacco, candidato al Consiglio regionale del Lazio nella lista di Forza Italia. Ha dato appuntamento ai suoi concittadini per condividere con loro un momento di convivialità. Abbiamo invitato degli amici in piazza in un momento particolare, perché questa campagna elettorale la stiamo vivendo tra gennaio e febbraio, quindi due mesi dell'anno che non consentono, diciamo, manifestazioni all'aperto. Allora oggi abbiamo pensato di invitare degli amici qui a Roccasecca in piazza, in modo da creare un po' quell'atmosfera elettorale che di solito viviamo nei periodi estivi. La partecipazione, nonostante l'inverno, è stata molto nutrita, segno che la città sostiene il suo sindaco anche in questa sfida. Beh, una campagna elettorale sicuramente anomala, proprio perché viviamo in un periodo particolare dell'anno, però sto riscuotendo il calore della gente che in ogni caso è sensibile verso le tematiche che interessano questo territorio, e da candidato di questo territorio sto riscoprendo tanta vicinanza da parte delle persone. Non è facile in questo periodo dell'anno portare persone in piazza, e il colpo d'occhio di questa piazza che è così gremita davvero mi riempie d'orgoglio, e devo davvero ringraziare tutte le persone che ci stanno vicino in questo periodo. Il Basso Lazio ha bisogno di una rappresentanza elettorale, e l'auspicio che attraverso il consenso che queste persone stanno manifestando in questi giorni sarà possibile davvero avere una rappresentanza su questo territorio, il territorio del Basso Lazio. Si è parlato di temi importanti, primo fra tutti la necessità di valorizzare il territorio e di creare delle condizioni per lo sviluppo di quest'area della provincia. Beh, ci sono tanti amministratori che sono candidati in questa tornata elettorale, però obiettivamente qui a Roccasecca abbiamo dimostrato in questi anni di saper realizzare tante progettualità, abbiamo un bagaglio di conoscenza amministrativa, conosciamo i problemi della burocrazia che a volte incidono in modo fondamentale sulla vita delle persone, e le progettualità più importanti in questi anni sono nate proprio da qui, da questo territorio, e una rappresentanza elettorale in regione potrebbe garantire davvero la realizzazione di progetti di sviluppo come volano di sviluppo di questo territorio.